Ed ecco i ragazzi dell'Erici che sono già scesi in acqua, stanno preparandosi al riscaldamento, il nuovo equipaggio degli junior che sta facendo anche dei buoni risultati. Una compagine questa dove ci sono veramente degli alti e bassi che ci inducono a tenere sotto controllo questo settore, questo gruppo, gli juniores, e in effetti fra di loro c'è sempre questi alti e bassi, vince uno, vince l'altro, e tutte le settimane c'è un nuovo vincitore. I ragazzi del San Terenzo che domenica hanno fatto una gara bellissima, un quarto posto super eccezionale, eccoli qua, li vediamo pronti a entrare in campo. Li vediamo un po' sulla loro barca, domenica non eravamo vicini, non riuscivamo a vederli, e allora gli diamo giusto un po' di immagine oggi e un in bocca al lupo per la giornata e la performance che devono ancora affrontare. La spiaggia è ricolma di bagnanti, sono tutti pronti a rinfrescarsi, una giornata calda, molto meno di domenica, però siamo al mare e ci dobbiamo fare questo bel bagno e rinfrescarsi per godere di queste giornate dedicate al mare. E ora c'è la preparazione degli equipaggi dei ragazzi. Ed eccoli pronti ad uscire, ultimi preparativi, tutto a posto, riscaldamento in atto, marola pronto. Vinca il migliore. Andiamo dal canaletto dei ragazzi che sta portandosi in mare per esercitare la propria performance. Una gara decisa, domenica c'è stata veramente una grande gara. Oggi vediamo se si replica. Anche qui è veramente una grande bagarre, tutti pronti, agguerriti. Non chiediamo nulla, ma li guardiamo nella preparazione come sono meticolosi e come preparano la propria imbarcazione per poter poi dimostrare che quello che conta è l'orgoglio. I ragazzi fanno il bagno, li vediamo nei loro salvagenti con i materassini a godersi così una giornata più che balneare. Molte imbarcazioni sono alla fonda davanti al Lido, al Colombo, davanti all'Erici. Siamo in una zona più che rinomata, ma bandiera blu e insomma c'è veramente... Noi ci siamo tutti i giorni, non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto di queste cose, però capiamo quando vediamo queste imbarcazioni che sono posti più che ricercati. Ed ecco le bandierine, il filo delle bandierine, e ora andiamo dall'altra parte in attesa che parta la seconda gara in programma, e questa è la linea dell'arrivo dove tutte le imbarcazioni partono e poi taglieranno il traguardo. Tutti al controllo. Bene, sono stati sparati 10 minuti alla partenza, siamo in attesa che i ragazzi raggiungano le sagole per dare il via alla seconda gara in programma.
un canottaggio a sedile fisso che ogni anno viene perpetrato per il Palio del Golfo, 90° quest'anno, 90° Palio del Golfo. Le imbarcazioni stanno giungendo alle sagole per poter dare il via alla gara. Vediamo le ragazze delle Grazie che raccolgono la sagola da poter lanciare ai ragazzi quando verranno a raccoglierla. Così Maesano che è sotto alla bandiera del Porto Venere. Sono tutti gabbiani, attenti che tutto fili secondo il criterio della normalità. Sventola la bandiera del Cadimare così come quella del Marola. Siamo pronti, i ragazzi stanno venendo, usciamo dal dietro del campo. E ci togliamo da dietro. Molte imbarcazioni sono al lato del campo della corsia. Viene chiamato armi alle sagole in questo momento. Le imbarcazioni sono già lì pronte per poter raccogliere il cordino. La sagola è un cordino che dà la misura per la partenza e i ragazzi. Seconda gara in programma, altalenante gli arrivi, altalenante le vittorie, una compagine che tutte le domeniche dà un esito diverso, però sono sempre le solite 5-6 imbarcazioni che si stanno disfidando. Non c'è ancora la supremazia di nessuno, anche se nelle retroguardie insomma c'è sempre qualcuno che mette fuori la prua e alla fine poi dice realmente la sua. Oggi vedremo come la vedrà il Fossamastra, che aveva già tentato una bella vittoria, un secondo posto più volte, un Marola che ha vinto più volte, un Fezzano che ha vinto, e insomma così il Porto Venere lo stesso. Vedremo oggi come si comporteranno questi ragazzi e come avranno a che giostrare la loro performance in questa gara. Allora, dicevamo, le Grazie, Porto Venere, Cadimare, Marola, Fezzano, Fossamastra, San Terenzo, Venere Azzurra, no, la Venere Azzurra manca, e abbiamo dalla parte opposta il Muggiano, CRDD, l'Erici, e sono tutti pronti. Le sagole stanno tendendosi. Le imbarcazioni sono quasi pronte, il canaletto è indietro, vediamo un Fossamastra, vediamo la prua del Marola più avanti e lo stesso la prua del Porto Venere. CRDD là in fondo, il San Terenzo dall'altra parte, è un campo molto lungo, poi sono 12-11 a... Manca il Muggiano, il Tellaro e il Venere. Ormai siamo pronti, dovremmo essere quasi allineati. Vediamo se riusciamo a dare il via a questa gara che dovrebbe determinare così questa compagine. Una compagine molto agguerrita e qui si stanno giocando questo palio, il palio degli junior. Ed ecco, in questo momento hanno dato il via, le imbarcazioni si stanno alzando per i primi 500 metri e li portiamo direttamente alla
boa dei 500. Partenza valida! Le imbarcazioni stanno andando ai 500 metri. Le Grazie Porto Venere Marola, vediamo già il Porto Venere, il Marola alza la prua, canaletto, Fezzano, canaletto, Fezzano. Fossamastra è leggermente arretrato, esce il canaletto, Marola, Porto Venere, dalla parte opposta ci prova anche il San Terenzo, siamo in linea perfetta con i ragazzi. E vediamo alla prima posizione il Marola, il Canaletto, il San Terenzo, Porto Venere, Canaletto, Marola, se la stanno giocando, Canaletto, Marola si stanno portando alla boa dei 500 con grande determinazione. Molto interessante l'avvio dei 500. Marola, Marola Canaletto, Marola Canaletto Porto Venere. Porto Venere in questo momento sta stringendo, ha aumentato i colpi il Porto Venere, vuole girare per primo, vuole portarsi nella dirittura di ritorno con le carte in regola. Anche il Cadimare sta facendo una bellissima gara, sta ritornando fuori, boe, vediamo queste onde che sono un po'... Ed ecco, in questo momento è veramente uscito il Porto Venere che gira insieme al Cadimare, insieme al Marola, insieme al Fezzano, sono tutti lì. Escono per ultimi dalla boa le grazie e il Lerici. Vediamo adesso nelle prime posizioni chi si attesta. C'è il Porto Venere che in questo momento sta lavorando sui cavalli d'onda, ci siamo anche noi, onestamente cavallo d'onda riesce a darti anche una leggera spinta ma ti affossa anche, e in effetti abbiamo visto che il Marola ha preso un'altra volta la testa della corsa e sta lavorando per tenere. E in effetti Marola Canaletto ancora riallunga il Porto Venere, qui è un po' una spinta. Ma dalla parte opposta al Canaletto, aia, è successo qualcosa al Marola, ha perso proprio una remata e si è proprio fermato e sta andando avanti il Canaletto e in seconda posizione c'è il Fossamastra che riesce a tenere e ancora sta cercando di lavorare, e se riuscisse a impuntare in questo momento potrebbe anche arrivare nella prima posizione, perché ha le carte in regola per poterlo fare. Se questo lo aiuta ad avere forza e coraggio, riesce ad avere la meglio su questa gara. Fossamastra gira, Porto Venere da questa parte rilancia ancora la gara. È proprio un andirivieni per le onde che ci sono, e il Canaletto rilancia ancora dall'altra parte, riprende il
la corsa a scendere, vediamo cosa succede nella chiusura, se il canaletto riesce a entrare in prima posizione e in seconda il Fossamastra. Potrebbe farcela se tiene. Entra in questo momento il canaletto. Canaletto, Fossamastra. Fossamastra e Porto Venere. Mi sembra di aver visto così, poi bisogna vedere al photo finish come cosa succede. E vediamo veramente in questa compagine, sono arrivati quasi tutti, meno due imbarcazioni, perciò vuol dire che l'allenamento praticamente è quasi tutto uguale e porta. Ed ecco qua, entra Le Grazie in questo momento e chiude così la gara. Entusiasmante, altalenante, una gara di grande su e giù da parte del Porto Venere, che onestamente con il cavallo d'onda è riuscita a passare e uscire, entrare, però avevano anche le carte in regola per poter proseguire. Le Grazie prima posizione è il canaletto, escono i ragazzi delle Grazie. Cadimare, gara altalenante, ora vedremo poi al rush finale, perché francamente ci sono queste onde che possono aver portato avanti più o meno una prua, e questo vuol dire molto. Canaletto sotto controllo, ragazzi dell'Erici ringraziamo e diamo pregio al canaletto che è arrivato in fondo, ha chiuso la gara. Fossamastra, ora vedremo poi al photo finish come sono stati giudicati. E qui abbiamo già in barca l'equipaggio del senior che va a del Cadimare che va a recuperare l'imbarcazione per poter iniziare il riscaldamento. E nello spazio mare di San Terenzo vediamo tutti i ragazzi che sono scesi e ora si preparano ad avere il proprio premio che hanno vinto e si sono aggiudicati con le loro performance. Comunque sono state gare veramente tirate. E l'unica mancanza era la mancanza del Fezzano, che non era presente nelle gare.
questo ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Comunque poi saranno loro a dover dimostrare il motivo. Ed ecco qua le loro coppe, quelle che porteranno a casa, chi se le ha guadagnate oggi con grande sudore. Sicuramente a ognuno toccherà il proprio premio e se lo custodiranno così come sempre nelle teche o della società, o qualcuno l'avrà in posizione nella propria abitazione. Un ricordo ben accetto, perché dimostra sempre che qualcosa nella vita per lo sport si è fatto. Molti sono i ragazzi che hanno concorso a questa grande lotta e effettivamente tutti hanno messo del proprio per poter dare un ampio risalto alla performance. Quinto posto Cadimare con 5 minuti 52 e 28. Quarto posto equipaggio del Marola con 5, 51 e 57. Terzo posto equipaggio del Porto Venere con 5 minuti 50 e 13. 5, 50 e 13 il Porto Venere si guadagna la terza posizione. È stato dei momenti buoni anche in salita, ha avuto anche momenti di... mentre ha primeggiato, poi nel giro di boa, dopo il giro di boa ha perso il contatto e c'è stato un po' varietà di... proprio per il mare che non è eccezionalmente bello, è stato bello, ma insomma anche per loro un terzo posto. E vediamo in questa categoria. Secondo classificato equipaggio del Fossa Mastra con 5 minuti 49 e 62. 5, 49 e 62 il Fossa Mastra, che francamente se avrebbe sfruttato meglio il momento sarebbe arrivato anche primo, ma purtroppo è entrato in un cavo d'onda e il cavo d'onda l'ha fermato. Però è riuscito a mantenere la seconda posizione nei confronti del Porto Venere. E ora anche per loro foto di rito. Vince l'equipaggio del Canaletto con 5 minuti. Canaletto 47 si riconferma, domenica scorsa hanno vinto loro, perciò questa grande conferma in queste acque, e dobbiamo dargli merito che sono stati più bravi e effettivamente hanno avuto il percorso migliore e l'hanno saputo sfruttare meglio, ma degnamente se lo sono guadagnato. Il sindaco Poletti sta premiando, foto di rito.